sia lodato Gesù Cristo. Man mano che passa il tempo, sempre di più si impone una verità impressionante, ed è questa. Il secolo XX, il secolo nel quale tutti noi siamo nati, è stato il secolo più violento della storia. E nello stesso tempo è stato il secolo nel quale si è consumata la più drammatica scristianizzazione dell'Europa. È il nostro secolo. Eppure proprio in questo secolo Dio ha mandato i segnali più accurati e ha dato gli avvisi più accurati all'umanità affinché riprendesse la via del ritorno, affinché si incamminasse nella strada che porta a Dio. Il secolo XX è anche il secolo dell'apparizione di Fatima, il secolo nel quale Maria la madre è venuta in mezzo agli uomini e attraverso te, pastorelli, ha ricordato l'urgenza della preghiera e della penitenza e ha firmato con un miracolo straordinario, il miracolo della danza del sole del 13 ottobre 1917, ha firmato questo messaggio del cielo. E il secolo XX è stato anche il secolo nel quale due persone, Padre Pio da Pietralcina e Teresa Neumann, hanno portate impresse nella propria carne le ferite di Cristo crocifisso. Due messaggi viventi, due accorati appelli alla conversione. Padre Pio nacque a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio del 1887. Quel giorno era mercoledì e la mamma, come sempre, si era recata a Piana Romana in campagna per dare una mano al marito nel duro lavoro dei campi. Erano poveri, bisognava che tutti lavorassero. Quel giorno, mercoledì, nel primo pomeriggio, l'umile contadina avvertì improvvisamente le doglie del parto e delicatamente disse al marito: Grazio, si chiamava così il babbo di Padre Pio, Grazio, io non mi sento bene, mi avvio a casa. Il marito capì e premuroso rispose: Va, va, ora sistemo tutto e poi vengo anch'io. Quando arrivò, due ore dopo, sentì i vagiti del bambino. Era già nato. Dopo 14 ore, alle prime ore dell'alba del giorno successivo, Grazio prese in braccio il suo bambino e lo portò in chiesa perché fosse battezzato. Padre Pio ricorderà sempre questo particolare della sua vita e benedirà i suoi genitori. Grazio, quando ritornò a casa, riconsegnò il bambino battezzato alla mamma e lo baciò e tornò ai campi per lavorare. Possedeva meno di un ettaro di terreno. Eppure in quel giorno feriale, in quella squallida casetta di Vico Stortvalle in Pietrelcina, accolto dalla povertà e dalla fede di due umili contadini, muoveva i primi passi un grande santo, il santo più cercato e più invocato certamente del XX secolo. I genitori di Francesco, questo è il nome di battesimo di Padre Pio, vivevano una fede semplice, ma convinta e robusta. Essi soprattutto si preoccupavano di trasmettere ai figli l'amore per il Signore. E quando in casa c'è l'amore di Dio, anche se si è poveri, si è felici e ricchi. Nelle serate d'inverno doveva essere uno spettacolo toccante vedere tutta la famiglia raccolta attorno al focolare per la recita del rosario. Infatti, nella casa dei Forgione, è il cognome di Padre Pio, tutto si poteva sacrificare, ma il rosario mai. E Francesco così capiva
chi stava al centro della vita dei suoi genitori e imparava anche lui a vivere da cristiano. Ma erano veramente poveri e il babbo dovette lasciare il paese per andare a cercare lavoro in America. Dirà Padre Pio: mio padre varcò due volte l'oceano per darmi la possibilità di studiare e di diventare frate, e lo diceva con emozione e con ammirazione. Insieme a Grazio Forgione, il babbo di Padre Pio, partirono tanti altri, ma molti, lontani da casa, si scordarono della moglie, dei figli e della famiglia. Grazio no. Era analfabeta e dettava le lettere per la moglie ad un amico, e anche se lontano aveva il cuore sempre accanto alla sposa e ai figli, fedelmente. Come meritano di essere ammirati uomini così. E la sposa non era da meno di lui. Assente il marito, fu lei a lavorare la dura terra di Piana Romana e fu lei a custodire accesa la lampada della fede davanti ai figli. Meravigliosa famiglia. Ogni fiore bello ha bisogno del suo terreno. Teresa di Lisieux, ricordando i suoi genitori, esclamava: io sono nata in una terra santa. Ed erano il babbo e la mamma. La stessa cosa poteva dire Padre Pio: sono nato in una terra santa, i miei genitori. Francesco intanto decide di entrare nel noviziato dei padri cappuccini a Morcone, in provincia di Benevento. La decisione non fu facile, ma nella preghiera egli trovò la forza per lasciare tutto e dedicarsi completamente al Signore. E Dio, durante la preghiera, un giorno fa vedere a Francesco, al futuro Padre Pio, ciò che l'attende nella vita. Improvvisamente gli appare un personaggio di straordinaria maestà e bellezza, che lo prende per mano e lo porta in un campo dove ci sono due eserciti contrapposti, un esercito di angeli e un esercito di demoni. Fra questi due eserciti ecco apparire un essere mostruoso e gigantesco. Il personaggio spinge Francesco ad entrare in lotta contro il mostro deforme. Francesco si ritrae pieno di paura, ma poi entra in lotta. L'urto è tremendo, ma alla fine Francesco esce vittorioso e il mostro, insieme con l'esercito demoniaco, si allontana umiliato. Allora il personaggio pone sul capo di Francesco una splendida corona e gli dice: il demonio tornerà spesso all'assalto per rifarsi di questa sconfitta. Tu combatti da valoroso e non dubitare del mio aiuto. In questa visione c'è tutta la vita di Padre Pio. Egli ha lottato contro il demonio e contro le sue menzogne. Egli ha combattuto contro le sue seduzioni e ha smascherato i suoi inganni. Per questo il demonio ha sfogato tutto il suo odio su quest'uomo tenacemente fedele al Signore. Intanto, il 6 gennaio 1903, Francesco entra in convento. Fu doloroso il distacco da quella famiglia tanto bella, e la mamma soffrì quanto soffrì il figlio. Al momento di salutarlo avrebbe voluto dirgli tante cose, ma il pianto le serrò la gola. Quando Padre Pio in seguito parlerà della mamma, dirà sempre: la mia santa mamma. E aveva ragione. Il 22 gennaio 1903 indossa l'abito religioso. Un giorno confiderà: sapeste che straccio d'abito indossai nel 1903? Eppure nessun abito mi pareva più bello di quello. Da quel giorno Francesco comincia una vita nuova e prende il nome di Fra Pio da Pietrelcina a 16 anni. Qualcosa di straordinario
si rivela subito nella sua vita. La sua preghiera rassomiglia a quella di Mosè, del quale la scrittura dice sembrava che vedesse l'invisibile. La meditazione della passione di Cristo lo commuove al punto da arrivare a piangere e singhiozzare. Il fazzoletto lo riempiva di lacrime. L'orrore per il peccato accende nel suo cuore un desiderio vivissimo di far sua la croce di Cristo, la croce per salvare. Durante gli anni della preparazione al sacerdozio, la salute di Fra Pio sembrò in serio pericolo. Il deperimento fisico aumentava di anno in anno e c'era chi ormai lo considerava tisico e perciò spacciato. Qualcuno addirittura cercava di scansarlo per paura di contagio. La malattia però era strana e i medici non riuscivano a fare una precisa diagnosi. Del resto, una diagnosi era impossibile, perché la malattia era un riflesso sul corpo di ciò che accadeva nella sua anima. Finalmente, il 10 agosto del 1910, nella cattedrale di Benevento viene ordinato sacerdote. È felice, ma il babbo non c'è. È in America a lavorare per sfamare la famiglia. La mamma era in un angolo del Duomo e teneva in mano, piangendo, l'immaginetta ricordo dell'ordinazione sacerdotale, dietro la quale Padre Pio aveva voluto scrivere queste parole: Gesù, mio sospiro e vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero di amore, con te io sia per il mondo via, verità e vita, e per te, sacerdote santo e vittima perfetta. E fu così. Quattro giorni dopo cantò la sua prima messa nella chiesetta di Pietrelcina. Il discorso di circostanza lo fece Padre Agostino, che rivolto al novello sacerdote gli disse: Fra Pio, tu non hai molta salute, perciò non potrai fare il predicatore. Ti auguro di poter essere un grande confessore. Padre Pio, intanto, a motivo della fragile salute, resta a Pietrelcina per diversi anni. Dal 1910 al 1916 dovette rimanere a casa con grande sofferenza. Intanto, verso la fine dell'estate del 1910, accade un fatto strano, un fatto che era presagio di come Padre Pio avrebbe vissuto il suo sacerdozio. Si trovava a Piana Romana e stava pregando ai piedi di un olmo, oggi racchiuso dentro una cappella, quando avvertì alle mani e ai piedi una sofferenza improvvisa e trafiggente. Racconta lui stesso: in mezzo alle mani è apparsa una macchia rossa, accompagnata da acuto dolore, e anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. Le macchie sparirono, ma i dolori sono la prima testimonianza delle stimmate di Padre Pio, che restarono invisibili dal 1910 al 1918. Intanto il babbo dall'America inviava i frutti del suo lavoro, del suo sudore, e la mamma poté comprare a Pietrelcina una casetta in via Santa Maria degli Angeli al numero 44. Qui abitò Padre Pio dal 1910 al 1916. Un giorno, ripensando a tutto ciò che aveva provato al riparo di quelle mura, esclamò: se quelle pietre potessero parlare. Il Signore permise che in quella casa il demonio mettesse a dura prova la fedeltà dell'umile fraticello. Può sembrare strano tutto questo, e invece così il Signore ricorda a tutti noi la tremenda verità del demonio e prepara i santi ad abbracciare tutto il mistero della passione. Racconta Padre Pio: era già notte avanzata ed essi incominciarono il loro assalto
con chiasso assordante, e sebbene nulla vedessi in principio, capii da chi era prodotto questo strano rumore. Invece di spaventarmi, mi preparai alla battaglia. Essi mi si presentarono sotto le più abominevoli forme, ma allorché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gettarono a terra e mi colpirono violentemente, buttando per aria guanciali, libri e sedie, emettendo nello stesso tempo gridi disperati e pronunciando parole estremamente sporche. Il Signore però non mancava di confortare Padre Pio. La gente del paese lo guardava con stupore. Egli pregava e faceva pregare. Sul far della sera, dopo il lavoro, radunava gli uomini a Porta Madonnella e recitava il Santo Rosario con loro. Erano i primi gruppi di preghiera che si sarebbero diffusi in tutto il mondo e, per grazia di Dio, uno anche qui a Loreto. Padre Pio, infatti, è stato l'apostolo della preghiera. In un secolo tutto preso dall'affanno e dalla corsa, egli ha detto, il miglior conforto è quello della preghiera. La preghiera deve essere insistente, perché l'insistenza denota la fede. Mettiamoci anche noi alla scuola di quest'uomo, alla scuola della lezione che Dio ci ha dato attraverso quest'uomo. Il 28 luglio 1916 Padre Pio sale per la prima volta al convento di Santa Maria delle Grazie, poco distante da San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Arriva per restarvi soltanto qualche giorno e invece vi resterà fino all'ultimo giorno della sua vita. Il Signore sceglie quest'uomo umile e malaticcio per una grande e scomoda missione, la missione di ricordare al mondo gaudente di oggi che stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla vita. E Padre Pio si lascia condurre dal Signore con l'obbedienza e la semplicità di un bambino. In tutti i santi c'è la semplicità dei bambini. Il 20 settembre 1918 egli riceve il dono delle stimmate, che resteranno aperte e sanguinanti per 50 anni e faranno di lui la predica vivente della passione di Gesù. Ecco il racconto fatto da lui stesso. Ero nel coro e facevo il ringraziamento della messa. A un tratto una grande luce colpì i miei occhi e in mezzo a tanta luce mi apparve il Cristo crocifisso. Nulla mi disse, scomparve. Ma quando rinvenni mi trovai a terra piegato. Le mani, i piedi, il cuore sanguinavano e mi facevano un dolore così acuto da farmi perdere ogni forza per alzarmi. Padre Pio si trascina dal coro alla cella, attraverso il lungo corridoio, con grande fatica, poiché non riesce a appoggiare a terra i piedi diventati prodigiosamente piagati. Giunto nella sua cella, egli cerca di rendersi conto di che cosa sia accaduto e vede la veste nella parte anteriore inzuppata di sangue. Dai sandali scorre sangue, le mani portano segni di ferite trafiggenti. Tutto è chiaro. Dio lo vuole accanto a sé, lungo la strada della croce. Che cosa può dire Padre Pio? Soltanto un sì. Signore, non la mia, ma la tua volontà si compia. Padre Pio, dal giorno delle stimmate, visse nella sua persona un vero conflitto tra le vie di Dio e le vie degli uomini. La sensazionale notizia rimase nascosta per poco tempo, e si può capire. La stampa divulgò il fatto e le folle cominciarono a giungere a San Giovanni Rotondo in un crescendo tale da preoccupare, e anche questo lo si capisce, le autorità civili ed ecclesiastiche. Vengono ordinate scrupolose perizie mediche. Dapprima il professor Bignami, miscredente, ordinario di patologia medica dell'Università di Roma, vista Padre Pio per 2 ore
e conclude che le piaghe possono spiegarsi come fatto patologico e ordina di medicarle, ma le piaghe non scompaiono. Vengono convocati due nuovi medici, i dottori Luigi Romanelli e Giorgio Festa. La loro conclusione fu questa: le lesioni che Padre Pio presenta e l'emorragia che da queste lesioni si manifesta hanno un'origine che le nostre conoscenze mediche sono ben lungi dallo spiegare. Ben più alta della scienza umana è la loro ragione di essere. Però all'inizio è difficile fare chiarezza. All'inizio è difficile capire questi fenomeni e soprattutto è difficile guidare le folle che lo cercano e lo circondano e lo avvicinano non sempre con retta intenzione. I superiori di Padre Pio sono giustamente preoccupati e nel 1920 viene deciso il trasferimento ad un convento più lontano, nelle Marche. Ma non avverrà mai questo trasferimento. La gente lo impedì. Intanto nel 1923 a Padre Pio giunge la proibizione di celebrare la messa in pubblico e nel 1925 verranno poste limitazioni anche all'esercizio del ministero della confessione. Saranno anni di sofferenze, anni in cui si capirà che Padre Pio era un santo. Ed è così che emerge la santità. Padre Pio intanto non commenta, il suo commento è il silenzio. Dopo lunghi anni arriva il sereno. Padre Pio ritorna in mezzo alla gente, riprende l'estenuante fatica di uomo di Dio, assediato dagli uomini alla ricerca di Dio. Un santo ha detto che se potessimo vedere la realtà del peccato moriremmo di disgusto. Per questo Padre Pio piangeva quando incontrava persone immerse nel peccato e tentava ogni mezzo per portarle nella luce di Dio. È Dio che ci parla attraverso questi uomini. E folle immense lo cercavano ogni giorno per confessarsi da lui. Nel cuore della notte iniziava la lunga fila per potersi inginocchiare al suo confessionale. Ogni volta mi sembra di essere immerso nel sangue di Cristo, dirà uno dei suoi penitenti, e l'anima ne esce tutta rigenerata e come rimessa a nuovo. Padre Pio è stato un autentico richiamo all'importanza e anche alla serietà della confessione. Egli aveva il dono di leggere nei cuori e quando avvertiva che nel penitente mancava il dolore sincero dei peccati negava la soluzione e diventava severo, ma per provocare il pentimento. Era un atto di amore, era un atto di compassione. La severità di Padre Pio nasceva dalla pienezza della fede e da un ardore folle di misericordia. Una volta un commerciante di Pisa andò a chiedergli una preghiera per la guarigione della figlia. Padre Pio lo guardò e gli disse: tu sei più malato di tua figlia, io nell'anima ti vedo morto. Ma no, replicò l'altro, io sto benissimo. Sciagurato, gridò Padre Pio, sciagurato, come puoi star bene con tanti peccati nella coscienza? L'uomo, superato il primo momento di stupore e anche di indignazione, riconobbe la verità delle parole di Padre Pio, cadde in ginocchio e tra le lacrime si confessò. Dopo la confessione era pieno di gioia e dichiarò davanti a tutti: Padre Pio sapeva tutto di me e non mi aveva mai visto. Doni di Dio, doni di Dio. Un'altra volta entrò nella sacristia un uomo segretamente coinvolto in un'organizzazione criminale. Padre Pio, appena lo vide, gli andò incontro, lo prese per un braccio e spingendolo verso la porta gli disse: via, via, tu hai le mani macchiate di sangue, vattene. Tutti i presenti si guardarono meravigliati e l'uomo fuggì via come se avesse le furie addosso. Cosa successe nella notte? Solo Dio lo sa. Infatti l'indomani l'uomo dopo la messa era ai piedi di Padre Pio
che lo ascoltò, gli diede la soluzione e l'abbracciò paternamente. Padre Pio ebbe anche il dono della bilocazione, doni di Dio, doni di Dio. Egli, pur restando a San Giovanni Rotondo, si rendeva presente in luoghi lontanissimi, come Dio solo lo sa. Celebre ormai è quanto accadde al generale Cadorna dopo la terribile disfatta di Caporetto. Ecco l'episodio. Il generale disperato pensava al suicidio. E una sera, dopo aver disposto le sentinelle, si chiuse nella tenda militare e prese la rivoltella. Tutto a un tratto un frate entrò, si fermò, alzò un dito con aria di disapprovazione e gli disse: «Andiamo, generale, voi non farete questa sciocchezza». Poi uscì. Il generale, che aveva severamente proibito di fare entrare qualsiasi persona, si precipita fuori e non vede nessuno. Le sentinelle interrogate giurano di non aver visto nessuno, né di aver fatto entrare nessuno. Il generale Cadorna rientra nella tenda, è preso da grande stupore e da grande paura e abbandona l'idea del suicidio. Terminata la Prima Guerra Mondiale, si comincia intanto a parlare di Padre Pio e si diffonde dovunque la notizia dei fatti prodigiosi che accadono attorno a lui. E il generale Cadorna vede anche una fotografia di Padre Pio. Vuole andare a verificare se è lui il frate visto nella celebre notte. Ma in quell'epoca, dopo il prodigio delle stimmate, Padre Pio è a disposizione dei medici ed è impossibile parlargli. Il generale insiste: «Lasciatemelo vedere almeno». Il padre guardiano acconsente e lo fa attendere nel corridoio, mentre i frati vanno in chiesa per la preghiera. Il generale Cadorna subito riconosce il suo visitatore notturno. È lui, Padre Pio. E il padre, passandogli accanto, alza il dito come in quella notte e sussurra: «Generale, l'avete scampata bella», e prosegue. Tuttavia, in mezzo a fatti straordinari, Padre Pio resta meravigliosamente umile. Pensate, un giorno un confratello entrò nella sua cella e lo trovò che piangeva a dirotto. Gli chiese: «Ma che vi è successo, padre?» E Padre Pio risponde: «Figlio mio, io sono il più grande peccatore del mondo. Non so come questo abito benedetto di San Francesco», e lo baciò, «non se ne vada via da addosso a me». E Padre Eusebio, dal quale spesso Padre Pio si confessava, ha raccontato che una volta Padre Pio, durante la sua confessione, improvvisamente scoppiò a piangere. Egli, per consolarlo, gli disse: «Padre, ma non è il caso, si tratta di colpe insignificanti, di sciocchezze». Padre Pio allora intervenne severamente e gli disse: «Figlio mio, tu pure pensi che il peccato sia la trasgressione di una legge? No, no, il peccato è il tradimento dell'amore. Cosa ha fatto il Signore per me e che cosa faccio io per Lui?» E continuò a piangere, perché i santi sanno cos'è il peccato e sanno chi è Dio. Ma il centro della vita di Padre Pio era la messa, la messa. Egli credeva ciecamente nel Signore, per questo credeva nella messa, che è il più grande dono del Signore, e non ammetteva che qualcuno per leggerezza si privasse del grande tesoro della messa e della comunione. Per questo la sua messa era viva, palpitante di dolore e di amore. Padre Pio, durante la messa, svelava in profondità il mistero della passione del Signore. Gesù crocifisso e Padre Pio stigmatizzato facevano una impressionante unità durante la messa. A una persona che gli chiese come potesse resistere a stare per tutta la messa in piedi nonostante le piaghe, Padre Pio rispose: «Durante la messa io non sto in piedi, io sto appeso con Gesù, appeso alla croce». Egli si preparava alla messa già nel cuore della notte. Vengono i brividi a dire queste cose. Nella cronaca del convento leggiamo la seguente nota:
Padre Pio si alza verso l'una circa, fa la sua preparazione alla messa, scende in sacrestia alle 4 e quando arriva l'ora in cui può celebrare la messa, egli non sa più resistere. La messa per lui era tutto. Un giorno disse: è più facile che la terra possa vivere senza il sole piuttosto che senza la messa. E ancora: se gli uomini capissero il valore della messa, ogni giorno ci vorrebbero i carabinieri alle porte delle chiese per tenere in ordine la gente che desidera partecipare. E invece le folle si accalcano durante la notte alle porte dei templi della vanità, dove si adora e si vende la menzogna. Tutto questo non dipende anche da noi. Non dipende da come noi partecipiamo alla messa e da come noi celebriamo la messa. Un esame di coscienza anche per noi sacerdoti. Padre Pio capiva il mistero della messa, lo viveva profondamente, lo credeva profondamente. E per questo la sua vita è piena di prodigi sbocciati dalla fede. Uno dei miracoli più noti ottenuti dalla preghiera di Padre Pio è la guarigione di Gemma Di Giorgi. Era nata irrimediabilmente cieca, perché i suoi occhi erano senza le pupille. Ma dopo aver fatto la comunione dalla mano di Padre Pio il 18 giugno 1927, ella recuperò improvvisamente la vista, ma cosa incredibile, i suoi occhi rimasero senza pupille. 4 mesi dopo, un famoso oculista di Perugia, il dottor Caramazza, sottopose la fanciulla ad un minuzioso esame e concluse: costei non può vedere. E invece Gemma vedeva e continuò a vedere per tutta la vita. Tuttavia Padre Pio, in mezzo a tanti prodigi, si preoccupava sempre del più grande e importante miracolo: portare gli uomini a Dio, portarli al pentimento, portarli all'abbraccio con il Padre. La storia delle conversioni avvenute al confessionale o alle messe o agli incontri con Padre Pio è una storia che soltanto Dio conosce perfettamente. Una cosa però è certa: milioni di persone si sono avvicinate a lui cercando la luce. Lo scrittore Pitigrilli, l'attore Carlo Campanini, il giornalista anticlericale Alberto Delfante sono tra coloro che hanno trovato Dio avvicinando l'umile frate dello sperduto convento del Gargano. Anche il dottor Guglielmo Sanguinetti è un'anima conquistata da Padre Pio all'amore di Dio del prossimo. E questo medico sarà il collaboratore prezioso per la realizzazione dell'opera che Padre Pio volle tenacemente accanto al santuario, la casa sollievo della sofferenza, cioè un ospedale moderno in cui l'ammalato fosse curato nella luce di Cristo, il grande sofferente. Quando Padre Pio comunicò la decisione di realizzare quest'opera, era il 9 gennaio 1940, in piena guerra. Aveva in mano una modestissima offerta e il luogo scelto per costruire l'ospedale appariva aspro ed isolato. Chi non avrebbe pensato a una follia? Oggi la casa sollievo della sofferenza è uno splendido ospedale. E un giorno Padre Pio, parlando ai medici, dirà: voi avete la missione di curare l'ammalato, ma se al letto del malato non portate l'amore, non credo che i farmaci servano a molto. Io l'ho provato questo, portate Dio agli ammalati, varrà più di qualsiasi altra cura. Questo è il prodigio della casa sollievo della sofferenza. È fatto ancora più prodigioso, i gruppi di preghiera voluti da Padre Pio avranno proprio la sede lì, nell'ospedale, nella casa sollievo della sofferenza. Ciò che manca all'umanità, ripeteva spesso Padre Pio, è la preghiera. E Padre Pio visse pregando e morì pregando. Ecco il racconto di Padre Pellegrino,
che trascorse accanto a lui le ultime ore. La notte del 22 settembre 1968, Padre Pio mi chiamò più volte, lo trovai a letto, coricato sul fianco destro con gli occhi rossi di pianto. A mezzanotte, come un bambino pauroso, mi supplicò: «Resta con me, figlio mio», e cominciò a chiedermi con molta frequenza l'orario. Mi guardava con gli occhi pieni di implorazione, stringendomi fortemente le mani. Forse sapeva che era giunta la sua ora. Continua Padre Pellegrino. Poi, come se si fosse dimenticato dell'orario, mi domandò: «Dimmi, l'hai detta la messa?» Risposi sorridendo: «Padre, è troppo presto adesso!» Ed egli replicò: «Beh, stamattina la dirai per me». Volle mettersi seduto sulla poltrona e dopo un po' di tempo mi accorsi che sulla fronte aveva un sudore freddo. Mi spaventai quando vidi che le sue labbra cominciavano a diventare livide e ripeteva continuamente: «Gesù, Maria, Gesù, Maria», con voce sempre più debole. Chiamai Fra Guglielmo, il dottor Sala, il padre guardiano e gli altri confratelli. Padre Paolo amministrò il sacramento degli infermi, mentre gli altri confratelli inginocchiati all'intorno pregavano. Che bella scena! Questa è una morte da cristiani. Alle ore 2:30 del 23 settembre 1968, Padre Pio dolcemente chinò la testa sul petto. Era davanti a Gesù, davanti a Maria, nella festa dei Santi. Sul suo corpo intanto erano scomparsi i segni delle stimmate. Ormai non erano più necessari, perché la passione era tutta compiuta. Iniziava la gloria, il paradiso. È legittima una conclusione. Riflettendo su ciò che è accaduto nella vita di quest'umile fraticello, noi dobbiamo ragionevolmente ammettere che Cristo è vivo. Cristo è vivo perché il crocifisso è risorto. Contemporanea alla storia di Padre Pio si sviluppa un'altra vicenda, non in Italia ma in Germania. Protagonista è una donna, una giovane contadina bavarese, Teresa Neumann. Soltanto un particolare: dal 1939 al 1948 in Germania tutti potevano accedere al cibo attraverso tessera annonaria. Anche in Italia c'è stato questo fenomeno. Ebbene, in Germania ad una sola donna venne negata la tessera annonaria, Teresa Neumann. Per questa motivazione non ne ha bisogno perché non mangia niente. E Teresa Neumann visse 36 anni senza prendere cibo e senza bere una goccia d'acqua, nutrendosi soltanto di Eucaristia. Chi era questa contadina bavarese? Nacque l'8 aprile 1898 e morì nel 1962, pochi anni prima di Padre Pio. Ebbene, nel 1918, mentre correva verso una famiglia di contadini amici che erano stati colpiti da una disgrazia perché si era incendiata la stalla e la casa, Teresa Neumann si procura uno spostamento della seconda e terza vertebra, resta paralizzata. Dopo poco perde la vista, paralizzata e cieca. Sembrava la fine di tutto. Ebbene, il 23 aprile 1923, mentre il Papa Pio XI proclama beata Teresa di Lisieux, Teresa Neumann recupera la vista. E due anni dopo, nel 1925, mentre Pio XI proclama santa Teresa di Lisieux, Teresa Neumann sente una voce che viene da una luce e le dice: «Teresa, vuoi ritornare a camminare?» Teresa Neumann risponde: «Per me tutto va bene, guarire, restare a letto o anche morire, desidero soltanto fare quello che Dio vuole da me». La voce replicò: «Oggi avrai una piccola gioia, ti alzerai e camminerai, però dovrai tanto soffrire e nessun medico ti potrà curare.
Io ti ho aiutata e ti aiuterò. Tempo fa ho scritto: si salvano più anime coi patimenti che con le prediche più brillanti. Bisogna che io me lo ricordi. Ricordatelo, Teresa. Da questo momento le vertebre, che prima erano distorte e compresse, ritornano normali e Teresa Neumann ricomincia a camminare. 1925. Ma l'anno dopo, 1926, un giovedì, la sera, improvvisamente Teresa vede davanti a sé l'orto degli ulivi e vede Gesù. Vede Gesù immerso agli orto che prega e suda sangue. In quel momento Gesù guarda fisso Teresa Neumann ed ella sente nella zona del cuore un dolore così intenso che crede di morire. Quando si riprende, la zona è coperta di sangue e sul lato sinistro del petto si è aperta una ferita che continua a sanguinare per tutto il giorno seguente, venerdì. Alle 3 del pomeriggio Teresa entra in coma. La mattina della domenica si risveglia, sana, senza ferite. Ritorna alla vita di sempre e il lunedì ritorna nei campi. Così per 36 anni. Nessuno credeva a questo prodigio. Vennero mandate commissioni di medici, commissioni di studiosi e pensate che lei durante le sue estasi ripeteva i dialoghi che sentiva e ripeteva anche parole in aramaico. Vennero chiamati degli studiosi dell'Università di Monaco di Berlino a sentire i dialoghi che lei ripeteva e venne riscontrato che era aramaico perfetto, l'aramaico antico dei tempi di Gesù. E Teresa Neumann conosceva appena il tedesco, addirittura un dialetto tedesco. 36 anni, nutrita soltanto di Eucaristia, rivivendo ogni fine settimana la passione di Gesù. Fratelli e sorelle, una conclusione si impone. Il Vangelo è vero. Cristo è morto veramente per noi. Cristo è risorto veramente per la nostra salvezza. Il paradiso è vero. L'eternità è vera e la libertà è vera. Noi possiamo perdere la festa che Dio ha preparato per noi se non apriamo il cuore al sangue di Cristo che ci lava dei nostri peccati. Apriamoci al Signore. Ascoltiamo questi accorati appelli alla conversione e ritroveremo la bellezza della vita, la contentezza del cuore e la voglia di cantare. Sia lodato Gesù Cristo.